Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui in un video leggermente diverso dai soliti, visto che vi andrò ad analizzare l'iceberg di Gumball, nello specifico quello creato dall'utente Twitter Imagination Studio Sotto. Non ho visto praticamente nessun video in italiano parlare degli iceberg e mi chiedo il perché, visto che a mio parere sono davvero interessanti. Visto poi che a me piace fare video tipo documentari, eccomi qui a farne proprio uno. Non l'ho diviso in due parti perché non lo ritenevo necessario, quindi capirete da voi che verrà un video bello corposo. Di solito non lo chiedo mai ad inizio video, ma vi prego di supportarlo, visto che fino ad ora è il mio progetto più grande e mi ha richiesto quasi una settimana tra analisi, registrazione e montaggio. Detto questo, prendetevi qualcosa da bere e procediamo con la spiegazione, ma prima, come al solito, sigla! Prima di cominciare, però, c'è da capire nello specifico cosa è un iceberg di una serie, visto che magari tra di voi c'è qualcuno che può non averlo mai sentito nominare. Le parodie dei livelli di un iceberg sono solitamente immagini di un iceberg, sottotitolate in modo umoristico in modo da trasmettere che la punta di suddetto è la somma delle conoscenze della maggior parte delle persone, mentre la parte sommersa, molto più grande, è la somma di tutte le conoscenze di un particolare argomento. Queste parodie sono spesso utilizzate nel contesto di image board come 4chan per ridicolizzare gli estranei, ma si sono anche diffuse nei fandom. Non si sa da dove provenga la metafora dell'iceberg nell'uso generale. Sigmund Freud ha usato una metafora dell'iceberg per descrivere la relazione tra la mente conscia e inconscia, e un altro accademico di nome Edward T. Hall ha creato il modello iceberg culturale come un modo per discutere le differenze culturali. Il primo esempio noto della metafora dell'iceberg utilizzata come immagine parodistica è stato caricato su Imgur il 31 maggio 2011, anche se probabilmente risale a qualche tempo prima. Nella parte visibile dell'iceberg c'erano i loghi di molti siti web famosi che sono facilmente accessibili tramite Google o URL, mentre sotto la linea d'acqua c'erano diversi tipi di siti web accessibili solo da coloro che possono accedere al deep web. L'immagine ha ricevuto oltre 150.000 visualizzazioni su Imgur e un post Reddit associato nel subreddit AskReddit ha ricevuto 161 upvotes. Detto questo, possiamo procedere. Tweets sul film di Gumball. Su questo non c'è molto da dire, ci ho anche dedicato due video in passato. Si rifà ai tweet che il creatore di Gumball, Ben Bocklet, aveva fatto in merito ad un possibile film su Gumball. Andando ad indagare meglio però, ho scoperto un tweet, sempre di Ben Bocklet, risalente al 27 marzo 2018, il quale diceva che aveva già in mente di fare un film su Gumball e chiedeva ai suoi follower cosa ne pensassero. La risposta è stata ovvia. Ha pure commentato alla domanda di un suo follower, dove chiedeva se sarebbe stato un film direct to DVD, ossia un film destinato solo ad essere messo su DVD o Blu-ray, oppure una trama che avrebbe allungato di molto la durata di un episodio normale. La sua risposta è stata: ho un'idea per entrambi i tipi. Se siete iscritti al mio canale saprete poi che non troppo tempo fa Cartoon Network ha twittato che un film su Gumball è davvero in lavorazione. Gumball, film in sviluppo. Ecco il tweet. Dunque non ci resta altro che aspettare ulteriori novità. Gumball Clip Shows. Questa è, con tutta probabilità, riferita ad alcuni episodi di Gumball composti da numerose clip, da qui il termine clip show, di pochi secondi. Un esempio può essere Chuck si gira o cantando. Tuttavia, cercando su internet il significato di clip show, salta fuori che un clip show è un episodio di una serie televisiva che consiste principalmente di estratti da episodi precedenti, e la prima cosa che è stata a venirmi in mente è senza dubbio la miniserie spin-off Gumball Chronicles, come quello di Halloween o quello delle elezioni, prendono proprio spezzoni di vecchi episodi e li inseriscono in uno solo. Pinball. La parola pinball non è altro che un nomignolo dato alla coppia Gumball e Nocciolina, in inglese Penny, come si fa anche in molte relazioni presenti in altri show, molto spesso usato dai fan quando postano disegni online. Certo, alcuni sono davvero strani, ma immagino siano gusti o io che non sono ancora pronto ad entrare nella parte di internet che si concentra sulle ship dei personaggi. Forse il deep web è più confortevole in confronto. Stagioni 1-6. Anche questa è abbastanza logica. Gumball è stato uno show composto da 6 stagioni per un totale di 240 episodi da 11 minuti circa ciascuno. Il vero aspetto di Penny e della sua famiglia. Purtroppo non sapevo bene come tradurlo, ma si dovrebbe capire lo stesso. Questo si rifà alla vera identità di Penny Fitzgerald, ossia, come dice la pagina wiki,
Penny Fitzgerald è un personaggio secondario dello straordinario mondo di Gumball. È una fata mutaforma, rinchiusa precedentemente in un guscio di arachidi, e frequenta la classe della signorina scimmia alla Elmore Junior High. Si capisce quindi che la sua intera famiglia è in grado di cambiare il proprio aspetto in base alle proprie emozioni, con creature che vanno da mostri a gorgoni. La vediamo per la prima volta nella sua vera forma nella puntata Il Guscio, della terza stagione, quando Gumball la incoraggia ad essere se stessa e ad uscire dal suo guscio. Errori di animazione nella prima stagione. Per chi non lo sapesse, la prima stagione presenta errori, spesso leggeri, presenti in molti episodi. Posso farvi davvero molti esempi, come a volte mancano i baffi di Gumball oppure le ciglia di Darwin. In Tutta colpa sua, la panchina su cui sono seduti Nicole e Richard scompare in un'inquadratura. In Il terzo amico del cuore, la bocca di Darwin è nera anziché rosso scuro. Nell'episodio Il fantasma, il pranzo di Carrie cambia colore. Insomma, ne hanno fatti molti, anche se la maggior parte si concentrano sui baffi di Gumball o le ciglia di Darwin mancanti. La scuola trasformata. Anche se da questa traduzione non sembra, questo punto si rifà all'ultima puntata della serie, The Inquisition, o appunto La scuola trasformata nel nostro adattamento. Anche di questo episodio ho parlato in un video a parte che potete recuperare tranquillamente, ma in breve consiste nell'introduzione del sovrintendente Evil, o maligno, il cui scopo è quello di trasformare tutti gli studenti della Elmore Junior High in persone reali. Dopo essere stato fermato da tutta la scuola, viene rivelato che in realtà il sovrintendente non era altro che Rob sotto ad un costume, e stava facendo tutto ciò per portarli in un'altra dimensione e salvarli così dal pericolo imminente, ossia il vuoto che sta per assorbire proprio Elmore. Come andrà a finire ancora non lo sappiamo, ma spero vivamente che verrà detto nel film in lavorazione. La controversia SJV in Il Migliore. Questo si riferisce ad una scena in cui Gumball per un momento diventa una sorta di SJV. Per chi non lo sapesse, l'acronimo Social Justice Warrior è un termine peggiorativo per un individuo che promuove punti di vista socialmente progressisti, come il femminismo, i diritti civili o il multiculturalismo, in modo percepito come eccessivo o prevaricatorio, invalidando con tale atteggiamento il valore del messaggio che vorrebbe portare avanti. Durante questa puntata, Gumball fa una vera e propria parodia di questa figura, trasformando ciò che Carmen gli dice e facendola passare così per una brutta persona. Il vero nome di Gumball. Durante la puntata Zack, veniamo a conoscenza che Gumball è solo un soprannome e che il vero nome del gatto blu è invece Zack. Gli viene detto da Nicole dopo che Gumball doveva inserire il suo nome in un cabinato di una sala giochi dopo aver fatto un nuovo record, e il nome Gumball non ci stava. Si potevano inserire infatti solo tre lettere. The Grieving. Questa puntata, accennata in modo scherzoso nell'episodio Elmore Stream 2.0, è diventata famosa come creepypasta per essere un episodio maledetto che era stato mostrato di notte su Adult Swim e successivamente ritirato e mai più mostrato. Succedevano cose inquietanti, come grida e il «non posso dirlo perché sennò vengo demonetizzato» di Gumball, ma chiaramente nulla di tutto ciò è vero, e tutto quello che viene spacciato per tale non è altro che roba fanmate. La faccia. Questo punto si basa su tutte le volte che Gumball ha fatto un'espressione diversa da quella sua classica. La cosa è diventata sempre più frequente con l'avanzare delle stagioni, ragione per cui tutto ciò non si riferisce ad un episodio in particolare, ma nel suo complesso. Certe volte le sue espressioni erano anche riferimenti a serie, anime o altro ancora, come ad esempio i riferimenti a Joy Wheeler di Yu-Gi-Oh! O a Enel di One Piece. La non così amorevole arte di Nicole. Ok, questa la devo prendere con le pinze perché altrimenti questo video rischia di venire buttato giù. Allora, come faccio a dirvelo? Avete presente le fan art che si fanno sui personaggi di cartoni o serie? Bene. Avete presente la Rule 34? Bene. No? Beh, detto in modo semplice, è una regola creata su internet che sancisce che, se qualcosa esiste, ne esisterà allora anche una sua versione per adulti. Avete capito, dai. Ecco, dovete sapere che sui siti per adulti che non nominerò, sono presenti anche video dedicati a Gumball, e quasi tutti si concentrano proprio su Nicole. Ce n'è uno che tra l'altro mi ha fatto davvero ridere, ma non posso mostrarvelo, dove il finale sembra davvero un episodio. Cioè, appaiono Gumball e Darwin disegnati nel loro stile classico. Voi però non avete la minima idea di cosa i miei occhi abbiano visto per arrivare a questa foto. Mi sa che ora andrò a lavarmeli con la candeggina. Fatto sta che il personaggio preferito degli artisti della Rule 34, o 34, considerata la molta quantità di video dedicati a lei, è sicuramente Nicole. Il doppiatore di Gumball ha un canale YouTube. Se non lo sapete, il doppiatore originale di Gumball dalla terza stagione in poi, Jacob Hopkins, il primo è stato cambiato dovuto al suo cambio di voce, ha un canale YouTube di nome Junkie Janker e al momento conta 440.000 iscritti.
il nome completo di Darwin. Nella puntata La Festa, Darwin consola Rachel, la sorella più grande di Tobias, e quando lei gli chiede il suo nome, lui le risponde con il suo nome per intero, ossia Darwin de Spigola Caspian Acab Poseidon Nettuno Waterson III. L'incidente dell'accusa Calarz a Gumball. Questo punto si basa sullo stile Calarz, una metodologia di stilizzazione dei personaggi che si può riscontrare nei cartoni animati. Dalle immagini si può notare come quasi tutti i personaggi dei cartoni moderni condividano alcune caratteristiche. Il termine ha questo nome perché molte persone che hanno usato questo design nei loro cartoni sono andati alla scuola d'arte in California, nello specifico il California Institute of Art, da qui CalArt. Ma questa teoria è stata criticata perché quasi tutti i cartoni presi in causa hanno comunque il loro stile unico di animazione e la maggior parte degli animatori non sono nemmeno andati a questa scuola. Stile grafico della seconda stagione. Questo è riferito al cambio di animazione che lo show ha subito dalla prima alla seconda stagione, quando il team di animazione 2D che lavorava alla serie chiuse i rapporti con Cartoon Network e venne rimpiazzato da un altro. Nonostante la differenza tra i due stili non sia così ovvia, in molti hanno notato una leggera differenza e all'inizio non erano proprio così entusiasti. Le maggiori differenze le possiamo trovare nel contorno dei personaggi, che è un po' più spesso nella seconda stagione, e, nel caso di Gumball, nella forma della sua testa, che è leggermente più arrotondata. Senza contare il fatto che dalla terza stagione in poi i suoi occhi diventano dei cerchi perfetti, a differenza dei precedenti ovali. I meme su Gumball, o i memes, direi che questo punto si spiega da solo. È riferito ai numerosi meme che sono stati fatti con spezzoni o immagini presi dalla serie durante il tempo in cui uscivano regolarmente le puntate su Cartoon Network. Ovviamente le espressioni fatte da Gumball sono state utili a farlo diventare uno dei personaggi più usati come base. Concept originale come scuola di correzione per cartoni. Come ho appena detto, il concept originale del cartone era quello di girare attorno alla scuola, che fungeva da ritrovo di correzione per tutti i personaggi provenienti da diversi show falliti. Questo spiegherebbe perché nella serie vengono usati praticamente tutti gli stili di animazione conosciuti oltre al classico 2D. Questo concept sarebbe stato poi cambiato perché ritenuto troppo triste per un programma mirato ai bambini e rimodellato per essere più apprezzabile da questo pubblico. I will eliminate the middle class. Questa frase proviene direttamente da una live su Minecraft fatta dallo youtuber Colmy Carson, in compagnia del doppiatore di Gumball e altre persone. Per scherzo, quest'ultimo aveva fatto finta di essere su un piedistallo e aveva pronunciato, come se fosse un parroco, la frase «Benvenuti alla chiesa, molto bello, eliminerò il ceto medio», middle class in inglese, scatenando la risata di tutti gli altri presenti in live. Il secondo nome di Gumball. Come ho detto prima, il vero nome di Gumball è Zack, ma il suo secondo nome è Christopher. In realtà doveva essere Christopher, ma nella puntata al club viene rivelato che Richard sbagliò a scrivere il nome sul suo certificato di nascita, scrivendo Christopher invece che Christopher. Collaborazione tra Gumball e Don't Hug Me, I'm Scared. Questo punto si riferisce alla puntata I pupazzi della quinta stagione, che comparve anche in una delle mie parti sui riferimenti nello show. La puntata parla di Gumball che arriva in un'altra dimensione in cui sia lui che tutto ciò che lo circonda hanno sembianze di pupazzi, mentre i veri pupazzi hanno sembianze che ricordano i personaggi della webserie Don't Hug Me, I'm Scared, un musical con tratti umoristici surreali e a volte horror. L'episodio è stato realizzato in collaborazione con Blinking Industries, team responsabile proprio della creazione della webserie. Gumrob. Questo nome è stato dato alla relazione tra protagonista e antagonista della serie, ossia Gumball e Rob. Anche con questo nomignolo vengono spesso accostate varie fan art, molte delle quali vedono entrambi in una relazione romantica. Mannaggia, ma perché internet deve essere così? Apparizione in CN Battle Crashers. Cartoon Network Battle Crashers è un videogioco side-scrolling beat'em up sviluppato da Magic Pockets e pubblicato da Game Mill. È stato pubblicato per Nintendo 3DS, PlayStation 4 e Xbox One l'8 novembre 2016. Il gioco ha ricevuto recensioni estremamente negative da diversi giornalisti di videogiochi, che lo hanno ritenuto ripetitivo e noioso, con le rappresentazioni di personaggi blandi altrimenti unici presi da Lo straordinario mondo di Gumball, Adventure Time, Regular Show, Uncle Grandpa, Clarence e Steven Universe. Nonostante sia andato male, possiamo comunque vedere Gumball e Darwin apparire nel gioco. La scomparsa di Rachel. Rachel, la sorella maggiore di Tobias,
è un personaggio che ha avuto un ruolo principale solo in una puntata dello show, La Festa, per poi scomparire e non riapparire mai più durante tutta la serie, ad eccezione di qualche comparsa come personaggio secondario in poche altre puntate. Ma perché il suo personaggio è stato scartato? Il motivo è perché i creatori non erano soddisfatti della sua aggiunta e pensavano che non sarebbe stata adeguata a mescolarsi con gli altri personaggi di Elmore. Questa era comunque una strana motivazione, d'altronde era pur sempre la sorella maggiore di Tobias, e questo portò alcune persone a terrorizzarci sopra, arrivando a pensare a cose come sia finita nel vuoto o che abbia lasciato Elmore per andare al college. Nonostante ciò però non abbiamo ancora una vera risposta. Gli sfondi sono posti reali. Le ambientazioni usate come sfondo delle puntate sono prese da posti realmente esistenti, come la Elmore Junior High, che è la controparte animata della Abraham Lincoln High School, scuola situata a San Francisco in California, o la casa dei Watterson, che però è stata specchiata rispetto alla versione reale. I fumetti di Gumball. A questo punto si può riferire ai fumetti di Cuore Laser creati da Sarah, in cui Gumball e Darwin sono i protagonisti nella puntata Il Fumetto, oppure alle varie fanfiction create appunto dai fan su internet. Potrebbe però riferirsi anche ai vari fumetti dello show, pubblicati da Boom Studios, scritti da Frank Gibson e illustrati da Tyson Hesse. La serie principale è stata pubblicata per un totale di 8 numeri prima di essere cancellata per ragioni sconosciute. Tuttavia, i numeri one shot e le graphic novel sono ancora in corso di pubblicazione. Gumball ha paura dei ragni. Durante la puntata Il primo appuntamento, veniamo a conoscenza della paura di Gumball per i ragni, nota anche come aracnofobia, più nello specifico per il signor Cuddles, la tarantola domestica di Nocciolina. In questa puntata, nonostante si credeva che fosse morto, Gumball lo trova nascosto nel bagno di Fitzgerald alla fine dell'episodio. Gumball programma per Adult Swim, non vera ma conosciuta per essere falsa. Questa teoria si basava sul fatto che Gumball doveva essere in realtà uno show pensato per Adult Swim, un blocco televisivo di Cartoon Network dove vengono trasmessi prodotti per soli adulti, Rick e Morty è un esempio, ma fu subito smentita, perché non c'era alcuna traccia del fatto che fosse pensato per un pubblico più adulto. Nemmeno nell'episodio pilota, dove spesso si vedono le prime idee di uno show, vediamo scene che potrebbero far pensare ad una cosa simile. Il vuoto. Il vuoto è una dimensione segreta in cui vengono trasportate tutte le persone e cose che vengono dimenticate nel mondo e, come definite nell'episodio dedicato, in cui fa la prima apparizione, gli errori dell'umanità. Qui le leggi della fisica sono distorte e tutte le cose al suo interno fluttuano come se mancasse la gravità. Una volta che qualsiasi cosa viene mandata nel vuoto, tutte le prove della sua esistenza vengono rimosse sia nel mondo che nella mente delle persone. È anche un elemento importante di trama che svolge un ruolo principale nel finale di serie, in quanto sta per assorbire Elmore e non sappiamo come andrà a finire a meno che non venga mostrato nel film. I lavori di Richard. Su questo punto non sono molto sicuro, ma penso che si riferisca all'episodio Speedy Pizza, in cui viene mostrato che, se Richard trova lavoro, l'universo attorno a lui inizia a distruggersi e l'unico modo per sistemare le cose è licenziarlo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti perché online non ho trovato niente. Nicole realistica in Speedy Pizza. Questa si spiega da sola, in quanto, sempre rimanendo nella puntata Speedy Pizza, quando i Watterson stanno rincorrendo Richard con Larry per evitare che l'universo venga distrutto, cambiano di aspetto ogni volta che il coniglio accelera con lo scooter. Più in particolare, durante un primo piano su Nicole, possiamo vedere che per un paio di secondi viene rappresentata con un gatto vero, mentre un'inquadratura sui sedili posteriori mostra anche le controparti reali di Anais, Larry e Darwin. Gumball era in origine un gatto nero. Nei primi bozzetti del programma possiamo vedere che in realtà Gumball era un cane blu, anche se il design non era pensato per essere quello definitivo. Man mano che la creazione dello show avanzava, si pensò di cambiare animale come protagonista e si arrivò ad un gatto, anche se di colore nero perché rifletteva meglio la personalità che era stata pensata per lui, ossia sfortunato ma ottimista, in quanto i gatti neri sono conosciuti comunemente come portatori di cattiva sorte. Venne infine scelto il blu perché era un colore inusuale da trovare sui gatti. Il design del sindaco di Elmore. Il sindaco di Elmore è un personaggio minore nella serie, che, come suggerisce il nome, è il sindaco di Elmore, e appare per la prima volta in Via i Watterson da Elmore. Le sue mani, braccia e gambe sono piccole, e la sua testa, con i capelli biondi e un viso un po' rugoso, è sproporzionatamente grande. Indossa un completo da lavoro con un distintivo attaccato e, come design, assomiglia molto al 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il padre della signorina Scimmia. Sebbene chiaramente deceduto, il suo scheletro è conservato in un museo, la signorina Scimmia litiga ancora con suo padre in Le Scuse,
È implicito che quando era ancora in vita avevano dei problemi tra loro e che questi persistono anche dopo la sua morte. Gumball e Richard erano in origine dei cani blu. Come riportato prima, Gumball era originariamente stato pensato come un cane blu, ma non era una decisione sicura. Esistono poi dei bozzetti in cui viene mostrato che anche Richard aveva ricevuto lo stesso trattamento e successivamente venne cambiato in un coniglio rosa per motivi sconosciuti. I disegni della canzone I Am Free sono stati fatti da veri bambini. Questo punto allude alla possibilità che i disegni realizzati nel video musicale riprodotto durante l'episodio della quinta stagione, La Stramba, siano stati fatti davvero da bambini e non dal team di produzione. Non ci sono prove che lo confermano al 100%, ma se fosse così, sarebbe una grande idea per ottenere disegni fatti direttamente da bambini anziché tentare di emulare il loro stile, spesso con errori proporzionali e tratti grezzi, senza contare il fatto che questo stile di disegno si accompagna perfettamente con la canzone. Darwin originariamente era in 3D. Come si può notare dall'episodio pilota, Darwin all'inizio era stato pensato come un personaggio in 3D, con un design simile a quello che conosciamo, ma ovviamente tridimensionale. La voce di Darwin della prima stagione a cambio di voce è Regale. Non sapevo bene come tradurre questo titolo, ma con la spiegazione dovrei essere più chiaro. Si riferisce al primo doppiatore di Darwin, Kwesi Nilante Boakiem, un attore, doppiatore e cantante americano, che, come riferito sulla pagina wiki, è il pronipote di un rispettatore dell'Africa occidentale del Ghana, ha dunque origini nobili. Darwin mangia pesce nei fumetti. Su questo punto purtroppo non sono riuscito a trovare nulla, e dire che mi sono pure andato a recuperare tutti i fumetti che sono usciti per cercare questa cosa, ma ahimè dopo un'ora passata a cercare qualsiasi cosa legata ai fumetti di Gumball mi arrendo. L'unica cosa che mi viene in mente è che probabilmente avrò tralasciato qualche speciale o graphic novel dove viene mostrato, se lo sapete scrivetelo qua sotto nei commenti, altrimenti pazienza. Il doppiatore originale di Gumball era anche quello di Chowder. Nicky Jones è un attore e doppiatore statunitense, famoso per aver doppiato Fiore in Bambi 2, Bambi e il grande principe della foresta, e Chowder in Chowder scuola di cucina. Si può anche notare come abbia doppiato Gumball solo nell'episodio pilota caricato da Ben Boclet su YouTube, prima di venire sostituito da altri doppiatori durante le altre stagioni. La bozza originale di Solo al Mondo. Solo al Mondo è il 37esimo episodio della terza stagione. L'episodio narra di come i Watterson cerchino di tirare su di morale Gumball, ma lui desidera che tutti loro scompaiano, stufo dei loro continui tentativi. Loro effettivamente scompaiono, così come il resto degli abitanti di Elmore, e Gumball inizia lentamente ad impazzire mentre cammina per la città deserta. Tuttavia la trama dell'episodio originariamente era diversa, con una trama ed un finale molto più cupi, che dovette poi essere riscritta in quanto non considerata adatta al pubblico. Questa, fate attenzione, non è una creepypasta, visto che è stato confermato che l'episodio è stato davvero dovuto essere riscritto. Slazzle Tag. Anche se all'inizio potrebbe sembrarvi poco familiare, questa puntata si riferisce a Rocowin, non so perché abbiano completamente cambiato il nome. Festività simile al Natale creata da Gumball perché gennaio è considerato il mese più triste visto che non succede nulla di bello. Viene celebrato il 10 gennaio, o forse l'11 se l'episodio si svolge durante un anno bisestile, e dà ai bambini un giorno libero da scuola. Il suo nome non ha senso, essendo stato scelto da Anais a seguito di una sessione di brainstorming. Altri potenziali candidati, in inglese, includevano Fun Day, Dependence Day, Wigtide, Dunke Party, Schnitzel Time e Goo Goo Bash. Indirizzo di casa Watterson. Questo punto è abbastanza facile da capire. Si riferisce all'indirizzo di casa realmente esistente dei Watterson, situata al numero 1026 di York Street, Vallejo, in California. Il cambio di voci di Gumball e Darwin. Questa cosa è successa anche nel nostro doppiaggio. Vi sarete accorti che la voce di Gumball della prima stagione è diversa da quella delle ultime, così come in inglese accade tra la seconda e la terza. Stessa cosa per Darwin. Infatti, il primo episodio della terza stagione, The Kids o Cambio di voce in italiano, si concentra proprio su questa cosa, segnando il debutto nella serie di Jacob Hopkins e Terrell Ransom Jr. come doppiatori dei protagonisti della serie. Carball. Su questo punto c'è anche una clip dell'episodio Love Story della sesta stagione che si concentra su questo punto e, come da situazioni precedenti, si riferisce alla relazione tra Gumball e Carrie che appare solo in questa puntata per colpa di Sara che ha ricreato delle relazioni immaginarie tra i personaggi con un quaderno preso dal famoso negozio del furgone rosso che era in grado di far materializzare qualsiasi cosa ci venisse scritta sopra. Ovviamente Sara in questo episodio parodizza tutte le ship fatte dai fan su internet.
Logan Grow, voce di Gumball nella prima e nella seconda stagione, è nella Marina Militare. Come anche riportato dalla pagina wiki, Logan Parker Grove è un atleta americano ed ex attore doppiatore. Era il doppiatore di Gumball Watterson nelle prime due stagioni ed è stato sostituito da Jacob Hopkins nella stagione 3 a causa della sua voce in via di maturazione. Il suo ultimo episodio, Cambio di voce, è stato registrato nel 29 agosto 2013. Dopo aver finito con Gumball, ha quasi smesso di recitare ed è diventato un atleta alla Agoura High School, come rivelato sul suo Twitter. Dal 2016 ha studiato all'Accademia Navale degli Stati Uniti come membro dei Navy Midshipmen, come rivelato sul suo profilo Facebook e sull'account Twitter di Hopkins nel 2018, quando lui, Logan e Nicholas Cantu, il doppiatore di Gumball dalla quinta stagione in poi, si sono rincontrati. Dear Penny. Questo è un riferimento alle corna di nocciolina, che escono dalla sua testa e che assomigliano un po' a dei cactus. Questo perché il suo design è un po' un mix tra un arachide e un cervo. Nella sua vecchia forma, i suoi occhi e la sua bocca sono rappresentati da buchi sul corpo, un po' come le noci di cocco. Ha braccia e gambe di un colore leggermente più chiaro, che le escono dal corpo a forma di arachide. Dalla terza stagione, il suo design è poi stato cambiato in una specie di fata in grado di cambiare forma in base alle sue emozioni. Miracle Star. Miracle Star è una serie TV prodotta in Cina. È nota su internet per essere una palese copia della popolare serie di Cartoon Network Lo straordinario mondo di Gumball. Non è difficile capire che la serie abbia copiato Gumball, basta guardare lo stile di animazione, che raggruppa non solo quello 2D ma una più ampia varietà. Questo cartone è stato anche parodizzato da Gumball, nell'episodio Isosia della quinta stagione, in cui Gumball e Darwin sono confusi quando incontrano Cici e Ribbit, una coppia di fratelli che copiano tutto ciò che fanno e dicono. Scoprono poi che questa famiglia di imitatori sta facendo soldi online imitando la famiglia Watterson, proprio come ha fatto Miracle Star con Gumball. Darwin proviene dall'Awesome Store. Come mostrato negli episodi della quarta stagione, Le origini parte 1 e Le origini parte 2, Darwin è stato comprato da Richard nel negozio dentro al furgone quando il centro commerciale aveva finito tutti i pesci rossi disponibili. Da questo furgone vengono altre cose incredibili, come la tartaruga malvagia, il telecomando universale usato da Rob contro Gumball in Il disastro, o il Game Child di Gumball mostrato nell'episodio Il videogioco. Colazione dei Watterson e Darwin mangia i cereali di Gumball. Questo punto si riferisce a due animazioni parecchio strane caricate su YouTube dall'utente Exploshi, o Xploshi, chiamate Darwin mangia i cereali di Gumball e Colazione dei Watterson. Lo stile usato ricorda i vecchi programmi TV, visto il formato in 4 terzi e la qualità bassa dell'immagine. Entrambe contano milioni di visualizzazioni e non durano molto, ma potrebbero risultare disturbanti per qualcuno. Fatemi sapere cosa ne pensate, se le avevate viste o le conoscevate già. I DVD di Gumball. Questo punto si può riferire sia ai DVD di Gumball contenenti tutte le stagioni messe in vendita, che al primo episodio della prima stagione trasmesso negli Stati Uniti, il DVD. Ricordo che in Italia è invece il 36esimo, perché non so per quale motivo li hanno trasmessi in ordine diverso. In questa puntata Gumball deve restituire un DVD di un film che tiene da molto tempo, ma per sbaglio lo graffia con una spugna. Per non svelare l'accaduto alla madre, Gumball e suo fratello Darwin faranno di tutto per ripagare il DVD provando ad ingannare Larry con un pezzo di cartone e un filmato falso. Gumball ha le abilità di Nicole. Nicole è un personaggio dai molteplici poteri, alcuni anche sovrannaturali. È in grado di rincorrere i figli correndo ad alta velocità, come mostrato nella puntata al DVD, e viene paragonata da Gumball a un ninja. Questa abilità sembrerebbe essere anche posseduta dal protagonista della serie, anche se non viene mostrata spesso. La giacca del college britannico di Gumball. Non in molti sanno che è stata realizzata una giacca di Gumball. È nello specifico una collaborazione tra Octopus e Lo straordinario mondo di Gumball, e il modello ricorda quello delle giacche del college. Quelle con le maniche bianche e l'interno colorato. Un piccolo dettaglio che mi ha fatto sorridere è sapere che è fatta in Italia, come riportato dal sito ufficiale. Nonostante sia un'edizione limitata, è ancora disponibile all'acquisto, ma solo se avete un bel po' di soldi da parte, perché non è proprio la cosa più economica sul mercato. Gumball attacca Darwin nel fumetto The Storm. Questo punto sono abbastanza sicuro si riferisca alla seconda storia narrata nel fumetto The Storm, La Tempesta.
dove Gumball e Darwin sono in ritardo per andare a scuola, ma siccome non si vogliono bagnare, cercano degli impermeabili. L'unico problema è che non riescono a trovarli, e per non ritardare, Gumball ne improvvisa uno, ma finisce nel camion dei rifiuti perché era stato scambiato per un sacco dell'immondizia. Ad un certo punto però inizia ad andare di matto, e decide di inseguire Darwin per utilizzarlo come giacca. Nascostosi nell'armadio, Darwin si rende conto che le giacche erano lì dall'inizio, e riesce a salvarsi all'ultimo dall'ira di Gumball. Tra l'altro apprezzo il riferimento a Shining in questa pagina. Rob pre-vuoto aveva il modello difettoso, design post-vuoto mantenuto come scherzo. Dopo essere fuggito dal vuoto, Rob non è più quello che era nelle prime stagioni. A causa del vuoto che cercava di trattenerlo, il suo aspetto diventa difettoso e sfigurato. Sul fatto che il suo modello fosse solo un difetto e venne mantenuto così come inside joke, ossia un termine usato per indicare uno scherzo il cui humor può essere chiaro solo alle persone appartenenti alla comunità o al gruppo sociale in cui lo scherzo è avvenuto, non ho trovato fonti attendibili al 100%, ma è possibile che l'abbiano mantenuto così perché era piaciuto il fatto che per errore si fosse trasformato in un qualcosa di irriconoscibile. Il secondo ragazzo hot dog. Questo punto si concentra sul ragazzo Dog, che non ha la salsa, senape suppongo, come capelli, che appare brevemente nella puntata Casa Dolce Casa della seconda stagione. A differenza dell'altro ragazzo Dog, quello che ha momenti strani con Gumball, questo non lo vediamo così spesso. Magari si è semplicemente fatto un nuovo look oppure sono imparentati, boh. Cartuccia del Super Nintendo del Comic-Con contenente un fumetto. The Tasks è un mini fumetto dello straordinario mondo di Gumball realizzato da John Chad. Il fumetto arriva in una cartuccia Super Nintendo. Sono stati venduti per $30 al Comic Con di San Diego del 2014 con una tiratura limitata di 550 copie. Su internet non sono riuscito a trovarne nemmeno una in vendita, immagino che siano considerati decisamente rari ora. Il design originale di Darwin in Il Vuoto. Questo punto è un simpatico easter egg che si può trovare nella puntata della terza stagione Il Vuoto. Possiamo vedere infatti quello che era il design originale di Darwin, ossia il modello 3D apparso nell'episodio pilota, fluttuare in lontananza. E ha anche senso che si trovi lì, visto che ormai è stato dimenticato da tutti. Gumwin. Avrete capito ormai da voi a cosa si riferisce questo punto. È ovviamente riferita alla relazione tra Gumball e Darwin, e sebbene esistano numerose fan art che mi fanno sanguinare gli occhi solo a vederle, ce ne sono altre abbastanza wholesome, non ho altri termini per definirle. Gumball Ride e negozio a Dubai. Un'attrazione dedicata a Gumball è stata aperta il 31 agosto del 2016 con il nome The Amazing Ride of Gumball al EMG Worlds of Adventure a Dubai. Durante il viaggio, il progetto scientifico di Gumball e Darwin è andato fuori controllo e sta dando vita agli oggetti di Elmore. I partecipanti devono colpire gli oggetti per ottenere punti e competere con altri frequentatori del parco per ottenere il punteggio più alto. È stato poi aperto anche un negozio, sempre a Dubai, e devo dire che se ne avessi la possibilità mi ci fionderei all'istante. Direi di fare una colletta generale per organizzare il primo raduno del canale proprio lì. Che dite? Susie è interpretata dalla ragazza di Ben Boclet. Susie è un pupazzo con la testa invertita con gli occhi finti che può togliersi e indossare in qualsiasi momento. Indossa un abito scozzese bianco e lilla con scarpe bianche ed è completamente calva. È interpretata da Aurélie Charbonnier, un'animatrice storyboard artist della serie, ma prima era solo l'attrice, in quanto veniva doppiata da Fergus Craig. Ha iniziato a doppiarla solo dalla quinta stagione, e non tutti sanno che anche la ragazza di Ben Boclet, che a sua volta è la voce delle sue risate, urla e lamenti. I primi Flash Games, alcuni non si possono più giocare. Qualche tempo fa erano disponibili alcuni Flash Games, ossia giochi che erano tranquillamente giocabili tramite il browser di internet e non richiedevano un'installazione, dedicati a Gumball sul sito di Cartoon Network. Sfortunatamente nel 2020 Adobe ha smesso di fornire assistenza Flash, uno dei requisiti fondamentali di questi giochi, rendendoli così ingiocabili. Il futuro doveva essere la premiere della sesta stagione. Il futuro è il 34esimo episodio della sesta stagione della serie e ha tra i personaggi principali Rob e Banana Barbara. L'episodio inizia di notte a casa dei Banana. Banana Barbara, che come sappiamo ha l'abilità di dipingere ciò che avverrà in futuro, ha appena terminato il suo ultimo dipinto e lo sta posizionando sul muro insieme ai suoi dipinti di episodi precedenti del passato. All'improvviso vede una figura in ombra sul suo dipinto, senza notare la stessa figura dietro di lei. Banana Barbara poi si gira e vede che è Rob, che la rapisce. Questo episodio originariamente doveva essere il primo della stagione, ma per problemi di produzione fu rimandato e diventò in seguito il 34esimo. Carrie ha più di 300 anni. Carrie Krueger è un personaggio secondario nello show, ed è un fantasma che è nella classe della signorina scimmia alla Elmore Junior High. La sua prima apparizione è stata un cameo in Il terzo amico del cuore, e la sua prima apparizione importante è stata in Il fantasma.
viene rivelato in L'Uomo Nero che un uomo di nome Snatcher, precedentemente noto come Vladus Lokovitsky, è suo padre. A partire da I Due Cupido, Carrie esce con Darwin. Sempre prendendo come fonte la pagina wiki, Carrie ha ben 327 anni. Non è comunque strano che esca con Darwin che invece ne ha solo 10? Farò finta di nulla. Le visioni di Banana Barbara. Come ho detto poco prima, Banana Barbara è un personaggio che ha l'abilità di prevedere il futuro tramite i suoi quadri, come visto nelle puntate L'Oracolo e Il Futuro. Non è comunque in grado di vedere il proprio futuro, dato che proprio nella puntata Il Futuro viene rapita da Rob. Episodi pesantemente censurati in alcuni paesi. Cartoon Network ha censurato molte volte i propri cartoni, e Gumball non fa eccezione. Un esempio lo possiamo trovare nell'episodio La Vendita, dove una scena in cui Gumball sputa è stata censurata, oppure in La Spazzatura, dove la scena in cui Gumball vomita una barretta è stata tagliata. Esistono molti episodi censurati anche da noi, quello della barretta ad esempio, ma siccome sono un po' vi consiglio di andarveli a cercare da voi. Promozione di McDonald's UK. Questo punto si riferisce ad una promozione fatta da McDonald's nel Regno Unito, dove era possibile collezionare 10 statuette dedicate allo show di Cartoon Network tramite gli Happy Meal, e vi dirò, per essere dei giocattoli trovabili da McDonald's non erano poi così male. I genitori di Nicole le avevano detto di indirizzare la lettera di Natale al Polo Sud. Questo punto si riferisce all'episodio Salviamo il Natale della seconda stagione, dove Richard investe per sbaglio Babbo Natale, facendogli perdere la memoria. La riottiene mentre Richard e Gumball finiscono sulla sua slitta. Alla fine atterrano e scoprono il motivo della discesa di Babbo Natale a Elmore, cioè consegnare dei peluche a Nicole. Durante questo speciale, Nicole non credeva che quella specie di barbone che avevano accolto in casa fosse Babbo Natale, e aveva detto a Gumball, Darwin e Anais che in realtà non esisteva. Ma questo perché lei, che ogni anno gli spediva una lettera, sbagliava sempre l'indirizzo. La mandava sempre al Polo Sud, quando tutti sanno che vive al Polo Nord. Questo vorrebbe dire che i suoi genitori le avevano sempre mentito, dicendole di mandarla al posto sbagliato, oppure era lei che non aveva mai capito l'errore. Lo show fa riferimenti al proprio staff. Questo punto si spiega da solo, in quanto durante tutta la serie sono presenti vari riferimenti al team di produzione, come il personaggio di Tobias Wilson, che prende il nome da Toby Wilson, uno scrittore che collaborava alla serie da metà seconda stagione, oppure Mick Graves, famoso artista nella serie che realizza quadri costosi, in cui in un episodio Gumball e Darwin cercano di comprarne uno come regalo a Masami, che prende il nome proprio da Mick Graves, direttore dell'animazione, scrittore, produttore, attore e doppiatore britannico, che tra l'altro è anche la voce di Banana Joe nello show. Controversia in Il Travestimento. Il Travestimento è la seconda puntata della sesta stagione dove Gumball e Darwin scoprono che Richard si è vestito da donna per fare amicizia. Come riportato dalla pagina wiki dell'episodio, questa è la quarta volta che Richard si veste da donna. Le prime tre volte si possono vedere negli episodi Il Finale, Zack e La Sicurezza. Questo episodio è stato criticato fortemente dal pubblico, perché, a detta di alcune persone, era facilmente interpretabile come transfobico e degradava le vere persone trans. Ne dubito fortemente che questo fosse l'obiettivo dal team di produzione, ma visto che in questo periodo qualsiasi cosa tu faccia vieni criticato, diciamo che se lo potevano aspettare. Voi cosa ne pensate? Frame del letto del signor Small. Mr. Steven Steve Small è un personaggio secondario nella serie ed è il consulente della scuola alla Elmore Junior High. Sebbene il suo compito sia quello di consigliare agli studenti cosa fare, tende ad agire come quello che ha più bisogno di aiuto. Nell'episodio La Notte della quarta stagione possiamo vedere il signor Small sul suo letto e dietro di lui un adesivo che ritrarrebbe la bandiera LGBTQ. Da quanto ho visto su internet sono state pubblicate teorie sul fatto che il signor Small potrebbe essere omosessuale, usando anche come argomento a favore una scena in cui Larry si dichiara per sbaglio a lui, che accetta senza nemmeno pensarci. Altri hanno invece fatto notare che sia semplicemente uno che supporta la comunità. Non abbiamo tuttavia una conferma sulla sua sessualità, quindi non possiamo esserne certi. Masami e Alan stavano insieme nell'episodio pilota. Questo punto è facilmente confermabile guardando l'episodio pilota su YouTube. Possiamo vedere infatti Alan, il palloncino, e Masami, la nuvola, che si stanno per baciare, prima che Alan venga bucato da Carmen. Gumball è quello che rompe più volte la quarta parete. Durante la serie sono presenti molte volte scene dove i personaggi rompono la quarta parete. Alcune volte sono semplicemente delle scene comiche, mentre altre volte assumono una certa importanza. Detto questo, semplicemente Gumball è quello che lo fa più volte rispetto agli altri personaggi. Scena del collare elettrico. Questo punto è riferito ad una scena che è stata trasmessa pochissime volte negli Stati Uniti, e al giorno d'oggi non viene più trasmessa. Mi riferisco all'episodio Il teschio e le bugie della seconda stagione, dove per un momento è possibile vedere Gumball, Darwin e Clayton indossare un collare che dà un impulso elettrico.
Il gioco consisteva nel non dire bugie, e in caso contrario, chi aveva il telecomando doveva far partire una scossa. Subito Gumball e Darwin si arrabbiano ed iniziano ad abusare del telecomando, per poi scoprire che Clayton non lo stava nemmeno tenendo acceso. Mi ricordo di aver visto al tempo questa scena, ma posso capire perché abbiano deciso di toglierla. Non giocate coi collari elettrici. Gumball e Naruto hanno la stessa doppiatrice in Giappone. Junko Takeuchi è un'attrice e doppiatrice giapponese. Nonostante sia una femmina, doppia principalmente personaggi maschili, cosa abbastanza comune in Giappone. Il suo ruolo più famoso è sicuramente Naruto Uzumaki, ma ha doppiato anche altri personaggi, come ad esempio Gumball nella versione giapponese. Tra l'altro invece vi lascio un piccolo fun fact, nel nostro adattamento l'ultimo doppiatore di Gumball è Alessio Puccio, doppiatore che tra i suoi ruoli più famosi possiamo trovare Harry Potter. La casa di Gumball è sfocata su Google Maps. Stranamente è vero, se si va a cercare l'indirizzo della casa di Gumball su Google Maps, si scopre che la sua casa è completamente sfocata, così come altre in quel vicinato. Probabilmente l'avranno fatto per motivi di privacy, rimane comunque una cosa curiosa. La pacca sul sedere bandita in Russia. Ma chi è che ha scelto di tradurre così questo titolo? Comunque, The Slap, o in italiano La pacca sul sedere, è il 35esimo episodio della quarta stagione, e la trama principale consiste in Tobias che offende Gumball quando non gli dà uno schiaffo sul sedere. Questa puntata è stata bannata da Cartoon Network russo perché, a detta di un utente, era considerata troppo amichevole nei confronti della comunità LGBTQ. Fanfiction dove Gumball muore. Non so perché qualcuno lo dovrebbe fare, ma se foste interessati, sappiate che potete trovare su internet alcune storie dove Gumball muore. Ma d'altronde, se la gente riesce ad immaginare ship dove non esistono, non vedo perché non dovrebbero esistere anche questi racconti. Rob sa dell'esistenza dello show. Esiste una teoria su internet che dice che se ogni abitante di Elmore è un essere vivente e perfettamente in salute, potrebbe essere quindi ucciso ed Elmore potrebbe essere distrutta. Il modo, sempre secondo questa teoria, sarebbe tramite la fine della serie, e quindi cancellandola, Elmore verrebbe cancellata per sempre, compresi i suoi abitanti. È per questo che Rob nell'episodio finale stava cercando di trasformare tutti i cittadini in persone reali, perché sapeva già che se lo show fosse finito, la loro fine sarebbe stata inevitabile. Trasformandoli, sarebbe stato inoltre in grado di portarli in qualche altro universo, implicando così il fatto che Rob sia il cosciente di vivere in una serie animata. Terry era un ragazzo nell'episodio pilota. Anche questo punto è abbastanza comprensibile e verificabile. Nell'episodio pilota, pubblicato su YouTube, possiamo vedere che all'inizio Terry, l'orsetto fatto di carta, era stato concepito per essere un maschio. È stato poi trasformato in una femmina nella prima stagione. Live show di Gumball nel 2014. Questo punto si riferisce ad una scena mandata in onda su Cartoon Network, dove Gumball e Darwin sono rappresentati da animali veri. L'odio di Richard su Tumblr. Su questo punto suppongo si riferisca alle numerose analisi create su Tumblr che spiegavano perché, o semplicemente lo vedevano così, Richard fosse un padre davvero terribile. Contenuti originali, o sì, usati in Love Story. Love Story, la puntata in cui Sara inizia a creare relazioni assurde con i personaggi della serie con un quaderno che aveva trovato davanti a casa sua, accidentalmente caduto dal furgone rosso contenente tutte le cose fantastiche, ha usato davvero disegni creati dai fan e postati su internet come modelli di base da animare. Infatti alcuni utenti su Twitter sono rimasti a bocca aperta nel vedere che i loro disegni erano finiti davvero in un episodio della serie. Nulla da dire, complimenti a chi ha avuto quest'idea. Le scelte era pianificato fin dalla stagione 2. Le scelte è il sesto episodio della quinta stagione, in cui Nicole ricorda come ha incontrato Richard durante una disastrosa cena di famiglia, e come le cose sarebbero potute andare per lei se non l'avesse fatto. Come scritto dal sottotitolo, l'episodio era già stato pensato durante la seconda stagione, ma non si sa perché non l'abbiano mai creato fino alla quinta. La comparsa di Gumball in OK K.O. Let's Be Heroes. OK K.O. Let's Be Heroes è una serie televisiva animata statunitense del 2017 creata da Ian Jones Squirty e prodotta da Cartoon Network Studios. In una delle puntate possiamo vedere Gumball fare una breve comparsa assieme anche a Uncle Grandpa, Mordecai, Doppia D, Wirt e altri personaggi ancora. Sara conosce la canzone dei titoli di coda. Sara a quanto pare ha conoscenza della canzone che parte durante i titoli di coda, come mostrato nell'episodio Rivali in amore, dove, dopo che Gumball le ha stracciato il quaderno, lei semplicemente inizia a cantarla. Che anche lei sappia di essere dentro un cartone animato? Kerry Krueger è una combinazione di nomi di film horror. Il nome di Kerry potrebbe essere un riferimento al film horror drammatico del 1976, Kerry lo sguardo di Satana,
tratto dal romanzo Carrie di Stephen King, mentre il suo cognome, rivelato per la prima volta nella puntata Chuck si gira, è un chiaro riferimento al cognome dell'antagonista della saga horror Nightmare, ossia Freddy Krueger. Richard e i ragazzi si sono messi d'accordo per terrorizzare Nicole in Lo sciopero del papà. Lo sciopero del papà è il 34esimo episodio della quinta stagione, dove Richard va in sciopero per dimostrare che il suo lavoro in casa è sottovalutato da Nicole. Ad un certo punto, per dimostrarle cosa succede ai ragazzi quando non vengono supervisionati, Richard li lascia agire come vogliono e i tre si trasformano in una specie di gremlins. A questo punto si può quindi dedurre che i quattro, per far capire a Nicole che anche Richard è importante, abbiano fatto un accordo per terrorizzarla, farla implorare a Richard di risolvere il tutto. Penny era originariamente una mascotte di Nickelodeon con una pistola. Il personaggio di Nocciolina, o Penny, era stato pensato originariamente come mascotte di Nickelodeon e, non chiedetemi il perché, aveva anche una pistola. Americani. Non so perché avrebbero dovuto farlo, ma a sto punto la vera domanda è perché no? Il signor Small ha trovato il vuoto. Questo punto fa riferimento al 12esimo episodio della terza stagione, Il Vuoto, dove Gumball, Darwin e il signor Small cercano di capire che fine abbia fatto Molly, una loro vecchia compagna di classe scomparsa da tempo. Verso la fine dell'episodio riescono a trovarla nel vuoto, un posto al di fuori della realtà conosciuta dove vengono trasportate le cose dimenticate e quelle considerate come errori. Visto che il signor Small lì dentro sapeva già come muoversi e stava cercando Janice, il suo furgone, si può dedurre che lui era già a conoscenza di questo posto, solo che magari non sapeva ancora come entrarci. Carrie usa l'effetto 3D degli occhiali. Anche questo punto direi che si spiega da solo. Infatti il suo personaggio è stato disegnato con un effetto 3D, ossia presenta due immagini di se stessa poste leggermente ai lati del suo contorno principale di colore rosso e blu, che nel cinema, tramite occhiali appositi, permette di creare l'illusione di stare uscendo dallo schermo. Episodio The Rex scartato. The Rex è un episodio scartato della serie. Questo episodio era originariamente pianificato per la stagione 2, ma è stato scartato a causa dei costi eccessivi per la produzione e perché non ne valeva la pena. Sul sito web di John Texier è stata pubblicata una sola anteprima degli storyboard dell'episodio, con Gumball e Darwin inseguiti da Tina e suo padre, insieme a un paesaggio fatiscente. La fangirl di Juke su Tumblr, che si è incisa il suo nome sul braccio. Juke è un personaggio secondario nello show, ed è uno studente che si è trasferito a Elmore del suo continente natale, Boomboxenburg. Nessuno capisce mai quello che stia dicendo, perché parla solo in una combinazione di batteria elettronica e beatboxing. A quanto pare su Tumblr, una ragazza era talmente sua fan che decise di incidersi il suo nome sul proprio braccio. Non so quanto possa essere veritiera la storia, perché anche se fossero esistite delle prove, non sono riuscito a trovarne alcuna. Che poi, se avessi trovato qualche immagine, non avrei potuto comunque farvela vedere. Azrael ha due doppiatori. Azrael è un personaggio apparso una sola volta nel cartone. È stato il ragazzo di Carrie per uno o due decenni e appare per la prima volta in Il Gossip. Non so quale sia il motivo specifico, ma in inglese, e quindi in lingua originale, questo personaggio è stato doppiato da due persone. Nella versione statunitense il doppiatore è Alex Jordan, mentre nel Regno Unito è Joe Sugg. Ricordo che Lo straordinario mondo di Gumball è una serie britannico-americana, magari volevano dargli un accento diverso per ciascuna versione da mandare al proprio pubblico. Il foglio di design di La Sfida. Questo punto sono abbastanza sicuro che si riferisca al fatto che sul subreddit di Gumball è stato fatto notare dall'utente Kevster Crude che sul foglio dove c'erano i design per l'abbigliamento da battaglia della madre di Masami, a destra è possibile notare Gumball arrossato e sudante mentre la guarda e approva il tutto. Beh, che dire, uomo, anzi gatto, di cultura. Comparsa di Gumball in Uncle Grandpa. Anche qua non c'è molto da dire. Gumball fa una breve comparsa in Uncle Grandpa durante l'episodio della terza stagione Pizza Eve. Più nello specifico fa un cameo nel corto dopo Pizza Eve, durante i Grampy Awards. Lo si può vedere seduto vicino ad Uncle Grandpa un po' a disagio. PewDiePie fa riferimento a Gumball e guarda indietro nel tempo in live streaming. A quanto pare PewDiePie, il secondo youtuber con più iscritti al mondo, in live ha fatto una reazione alla scena in cui Gumball si trasforma in un social justice warrior e, se non bastasse, ha guardato indietro nel tempo, la prima puntata della quinta stagione, in diretta streaming. Nicole era una figura materna non presente. Secondo quanto riferito da Sylvain Mark, un character designer che aiutò Ben Boclet con la creazione della serie, Nicole era stata originariamente pensata come una figura genitoriale che compariva quasi mai, a causa del suo lavoro che la rendeva sempre occupata. Probabilmente cambiarono idea perché non avere entrambi i genitori non contribuiva a rendere lo show più divertente e spensierato.
due versioni di Kip Lumano in Sguiscia la notizia. Sguiscia la notizia è il 39esimo episodio della quinta stagione, in cui dagli inseguimenti della polizia allo scoop su Daisy l'asino, il canale 6 e il More News ha tutte le migliori storie locali. Il giornalista esperto Kip Schlesinger porta le ultime notizie, sport e meteo, anche quando non c'è assolutamente nulla da segnalare. La figura di Kip fece il suo debutto in La Legge, puntata della terza stagione, ed è un umano interpretato da Richard Overhaul. È vestito con un abito nero sopra una camicia bianca e indossa anche una cravatta blu, seppur a volte ne abbia usata una rossa. Nonostante sia l'unico umano presente nella serie, durante la puntata è stato sostituito da una marionetta fatta di carta di giornale. Gumball accusato di essere cattivo nella prima stagione. Questo punto suppongo si riferisca all'episodio Il Mistero della prima stagione, dove Gumball era stato accusato di aver picchiato, impuzzolentito, depilato, avvolto nella carta igienica e rinchiuso nel proprio armadietto il preside Brown. L'episodio di Gumball in Villanous. The Lost Cases of Elmore, o I Casi Perduti di Elmore, è il quinto episodio della miniserie di video orientativi per cattivi di Villanous, una webserie messicana animata e creata da Alan Ituriel. In questo episodio vediamo la recensione del Dr. Flagg, il coprotagonista della serie, su Rob, un antagonista dello straordinario mondo di Gumball. Battute sui sali da bagno censurate negli Stati Uniti. Durante l'episodio Via i Watterson da Elmore, Gumball menziona l'aggiunta di sali da bagno alla rete idrica della città. Sali da bagno, se non lo sapete, è un termine usato in Nord America e in Europa per descrivere una serie di droghe creative di design. Ad un certo punto, dopo la data di messa in onda originale di questo episodio, le repliche sono state modificate in modo che Gumball menzioni schiuma di sapone invece di sali da bagno, molto probabilmente per dovute preoccupazioni sui riferimenti alla droga. Il ladro impronta digitale era uno studente nei disegni originali. Sal Left Thumb è un personaggio ricorrente nello show. È un criminale molto pericoloso con una taglia di $25 su di lui. Ha fatto la sua prima apparizione fisica in Sulle Mani, dove era il principale antagonista. In origine era uno studente della Elmore Junior High, come si vede nelle prime produzioni artistiche. Sembrava più realistico e non aveva né bandana né braccia. I veri genitori di Darwin. È stato affermato nell'episodio Il Genio, dal preside Brown, beh, tecnicamente voi, Richard e Nicole, non siete i suoi genitori. È registrato come pesce rosso. Ciò significava che Richard e Nicole non sono i genitori biologici di Darwin e che Gumball e Anais non sono nemmeno suo fratello e sua sorella. È stato poi confermato dall'episodio Le Origini che Darwin proveniva dal negozio fantastico dentro al furgone rosso. Questo può significare che il gestore possedeva tutta la sua famiglia biologica. Darwin dice anche a Nicole che non ha mai conosciuto i suoi veri genitori e non ricorda com'era la sua vita nell'oceano. Probabilmente però sono già morti, in quanto in un episodio Darwin menziona il fatto che i suoi genitori gli abbiano lasciato un'eredità. Il ponte sulla strada non è mai stato finito. L'Elmore Expressway è una sezione stradale divisa a due corsie di un'autostrada interstatale a Elmore. La superstrada deve essere vicina al quartiere dei Watterson perché la percorrono per arrivare alla Elmore Junior High quasi ogni giorno. Ha una fessura colossale che conduce in una gola. Non è mai stato mostrato finito, il che implica che i lavori di costruzione non siano mai stati terminati. Darwin ha problemi di abbandono. Questo punto si riferisce probabilmente all'episodio Le Origini, dove Darwin, che era stato comprato come animale domestico, era stato per sbaglio scaricato nel water dei Watterson e ce la stava mettendo tutta per ritornare da loro. Account Flickr della vera Anais. Il profilo Flickr di Anais è una campagna online relativa allo show. Esso presenta una moltitudine di foto scattate presumibilmente da Anais, dei membri della famiglia Watterson e intorno alla città di Elmore. Gli aggiornamenti sono processati nel dicembre 2011. Nicholas Cantu impreca come Gumball. Visto che Nicholas Cantu è l'ultimo doppiatore di Gumball ed è anche una persona come tutte, è normale sentirlo imprecare. Il fatto che poi abbia la stessa voce è solo una coincidenza, non è che va in giro come Gumball a insultare gente a caso. Elmore non ha alcuna città attorno. Stando a quanto riporta la pagina wiki dedicata ad essa, la regione di Elmore è circondata da enormi specchi d'acqua, che richiedono un ponte molto grande per essere attraversati. Questo sottintende quindi il fatto che non esistano altre città nell'immediata vicinanza. È stato poi mostrato nella puntata Le Origini che attorno ad Elmore è presente anche una grande zona desertica. Darwin faceva parte di un concept di uno show che parlava di creature mostruose in un cortile. Secondo un'intervista con Ben Boclet, il creatore della serie, Darwin era stato originariamente progettato per una serie in cui animali mitici si nascondevano nel cortile di un bambino. Quando lo spettacolo non è stato prodotto, ha aggiunto Darwin alla serie perché gli piaceva il suo design. E anche per oggi abbiamo finito.
Grazie infinite a tutti se siete arrivati fino a questo punto di video. Sappiate che è stato molto lungo cercare il tutto tra immagini, fumetti, video, informazioni e creare anche i sottotitoli. E sapere che l'avete seguito tutto mi mette un grosso sorriso in volto. Fatemi sapere se volete altri video così che potrei farne altri, certo non in un breve lasso di tempo. Ditemi poi cosa sapevate già e cosa avete scoperto con questo video. Io penso che più di così non si può sapere altro di Gumball ormai. Detto questo, spero abbiate apprezzato questo video documentario. Io vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto e di condividere il video con tutti i vostri amici. Se poi voleste farmi contento potete attivare la campanella qua sotto, così non vi perderete tutti i video che usciranno in futuro. Noi ci rivediamo al prossimo video. Bella!